Benvenuti alla nuova trasmissione di Musica Spettacolando, nella quale vi annuncerò i concerti in Toscana. Ornella Vanoni canta e recita. Il 16 aprile sarà al Teatro Verdi di Firenze. In Un filo di trucco, un filo di tacco, l'ultimo tour, l'artista milanese è accompagnata sul palco da Edoardo Hibling, basso e contrabbasso, Paolo Vianello, pianoforte e tastiere, Placido Salamone, chitarra, e Eric Cisbani, batteria e percussioni. Nel suo concerto, fondendo musica e teatro, racconta con la sua solita sincera ironia tutto ciò che ha vissuto in 80 anni di vita. Luca Barbarossa, conduttore a Radio 2 Social Club, ma anche cantautore, il 20 aprile è in concerto a Firenze. Appuntamento per i suoi fan al Teatro Puccini fra meno di un mese. Nei suoi concerti vengono riproposti tutti i suoi successi. Nel 1980 viene notato da Gianni Ravera che lo invita a partecipare al Festival di Castrocaro e firma il suo primo contratto discografico con la storica Phonit Cetra. Martedì 24 aprile all'Obiol di Firenze il concerto della band I Ministri. Fidatevi, è un bel gruppo, fidatevi, hanno un look travolgente, fidatevi, è anche il titolo del loro recente disco pubblicato il 9 marzo sia in CD che in vinile. Tra le vite degli altri è il singolo che punta su un ammagliante videoclip interamente girato in Bulgaria, nella capitale Sofia, ma anche durante la festa tradizionale dei cuccheri. Dopo il successo al Festival di Sanremo, le Vibrazioni saranno in concerto all'Auditorium Flog di Firenze il 19 aprile. Sul palco la band multiplatino salirà nella sua formazione originale. Francesco Sarcina alla voce e alla chitarra, Stefano Verderi alla chitarra e alla tastiera, Marco Castellani al basso e Alessandro De Idda alla batteria. Oltre al brano sanremese Così sbagliato, nei loro concerti una carrellata dei brani che li hanno resi celebri. Sabato 5 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, portatevi i fazzoletti, è l'addio degli Eli. Arrivederci, il brano che hanno presentato al Festival di Sanremo, ma questi nuovi concerti prevedono la scritta Tour di addio. Sarà vero? Ricordiamo che da diversi anni ogni membro degli Elio e le Storie Tese ha attività musicali parallele alla band, passando dal jazz alla musica classica.